Civitagi l'Italia resterà per sempre impressa nella memoria, perché qui ha partecipato a numerosi programmi come Scherzi a parte e Artù, ma soprattutto perché vi ha girato il suo primo film al fianco di Jerry Calà. Nel passato di Nara però c'è molto di più. Questa giovanissima modella ha iniziato a lavorare a 13 anni, quando ha preso parte al concorso Elite Model del suo paese d'origine, il Brasile. A 18 anni è arrivata a Milano, dove è stata scelta per una sfilata in onore di Gianfranco Ferré. Insomma, un curriculum niente male. Ecco cosa ci ha raccontato della sua esperienza sul set. Sono stata 3 volte in questo casting, perché comunque ero un po' impegnata come periodo, facevo una trasmissione televisiva, quindi non ho studiato così tanto le prime 2 volte. Il provino, a un certo punto Jerry mi fa: o studi o non ti prendo. Quindi mi sono messa nel mio, ho studiato, ho cercato di entrare nel personaggio nella forma più spontanea possibile, anche perché la recitazione non l'ho mai fatta a scuola. Ho cercato di dare il meglio di me stessa, di essere spontanea. Ecco. Mi sono trovata molto bene a mio agio, non credo di avere trovato difficoltà, imbarazzo, cose del genere, perché comunque loro mi aiutavano a essere a mio agio, a essere me stessa. Beh, io non mi giudico attrice, io dovrei comunque studiare, dovrei comunque prendere le cose sul serio se volessi veramente fare questo mestiere, però mi piacerebbe, perché no? Un bacio, grossissimo a Gossip News.